Continua a Reggio la mobilitazione del Comitato Acqua Bene Comune, che ha depositato centinaia di firme in comune, nel comune capoluogo, con una richiesta. Quale? Ce lo dice Giampiero Del Monte. Entro la fine dell'anno i sindaci dei comuni reggiani dovranno decidere sul servizio di distribuzione dell'acqua, il cui affidamento a IREN è scaduto l'anno scorso. Il Comitato Acqua Bene Comune, facendosi forte dei risultati del referendum, chiede che il servizio sia reso pubblico. Il fatto che IREN sia una società con la maggioranza delle azioni in mano ai comuni non è considerata una garanzia sufficiente. Per questo gli attivisti del Comitato si sono fatti promotori di 3 mozioni di iniziativa popolare da discutere in sala del Tricolore. L'obiettivo della nostra iniziativa è quello sostanzialmente di chiedere che il referendum per cui abbiamo votato l'anno scorso venga rispettato, cioè noi chiediamo appunto che l'acqua a Reggio Emilia venga ripubblicizzata. I promotori delle 3 mozioni chiedono che siano i comuni a gestire direttamente il servizio idrico. Sono anche contrari alla possibile fusione fra IREN e A2A, l'azienda multiutility di Milano e Brescia. A loro dire questa operazione aggraverebbe le cose. Alla segreteria del comune hanno consegnato le firme raccolte fino a questo momento. Abbiamo raccolto in meno di un mese già 800 firme sulle 300 che erano necessarie per presentare una mozione, e da qui al consiglio comunale che verrà indetto, in cui noi potremo partecipare, continueremo la raccolta per dare ancora più peso all'iniziativa.